Grazie. È stata una mattinata estremamente laboriosa e proficua. Abbiamo affrontato temi specifici come l'attuazione dei vari accordi che sono stati stipulati in sede internazionale a suo tempo, la definizione di best practices nella lotta contro la criminalità organizzata, l'adozione di misure comuni anche nella digitalizzazione e nella informatizzazione della giustizia civile, che a noi sta molto a cuore perché la sua efficienza incide molto sull'economia. Abbiamo avuto degli scambi estremamente fruttuosi sulle relative esperienze. E da ultimo abbiamo trattato il tema della giurisdizione internazionale dei crimini di guerra. Ma quello che è stato più importante, che secondo me è più importante, è il senso di assoluta consonanza, una sorta di union fraternelle che abbiamo avec la France e il suo illustrissimo rappresentante, il ministro Dupond-Moretti, con il quale abbiamo scambiato molte idee anche al di fuori della sessione ufficiale che si è conclusa a testé da un punto di vista tecnico. Se da un punto di vista appunto tecnico la collaborazione continuerà nei tavoli deputati e sarà ripetuta, continua e naturalmente produttiva, dal punto di vista politico e dal punto di vista anche umano, la cosa che mi lascia più così, nostalgico nel dare l'arrivederci al mio amico Dupond-Moretti è il grande senso di amicizia tra noi due e le nostre rispettive nazioni. E quindi grazie a Monsieur Dupond-Moretti avec lequel je vais échanger. La sinistra, grazie. Un attimo di qua, grazie. Sulla sinistra, sulla vostra sinistra, signori. Ministro, un attimo di qua. Al centro, per favore. Grazie. Grazie. Allora, carissimo Carlo, niente nostalgia perché ci rivedremo fra poco. Io sono molto felice di essere a Milano qui. Con te abbiamo lavorato bene stamattina e sono molto orgoglioso che i ministri della giustizia siano tra i primi ad attuare in un modo molto concreto il Trattato del Quirinale. Il Trattato prevede, lo sapete, il rafforzamento tra i nostri paesi e stamattina specialmente tra le nostre giustizie. On a examiné ensemble le numérique. Nous voulons une justice plus rapide, plus protectrice, plus efficace et nous avons échangé de manière opérationnelle. Nous avons évoqué la grande criminalité et la façon de lutter plus efficacement contre la grande criminalité. Je dois dire que la France a des leçons à recevoir de l'Italie, à raison malheureusement du fait que depuis des temps immémoriaux, l'Italie subit la grande criminalité. On s'est d'ailleurs déjà inspiré de mesures concrètes que vous mettez en place, mesures notamment sur la confiscation des biens saisis. Et puis nous avons travaillé également sur l'équipe autour du magistrat. Je souhaite renforcer l'équipe autour du magistrat, là encore, pour soulager le travail de nos magistrats et pour rendre une justice plus rapide et plus efficace. Et enfin, nous avons travaillé sur la lutte contre l'impunité des crimes qui sont malheureusement commis quotidiennement en Ukraine. Vorrei ringraziarti calorosamente, caro Carlo, per la tua accoglienza in questo bellissimo luogo,
in cui abbiamo potuto incontrarci e vorrei ringraziarti soprattutto per la qualità del nostro lavoro stamattina. La traduzione di ciò che ho detto in francese? Ah, è vero! Ho dimenticato che... Riprendiamo in francese o... Vabbè. Abbiamo lavorato in particolare sulla digitalizzazione della giustizia in modo tale da garantire una giustizia più rapida e più efficace. Abbiamo parlato poi anche delle grandi organizzazioni criminali, della criminalità organizzata. Sono tanti gli insegnamenti che possiamo trarre dall'esperienza italiana. L'Italia purtroppo da tempo immemore ha fatti a che fare con la criminalità organizzata. Abbiamo inoltre già tratto degli insegnamenti dall'Italia, in particolare quello che ci interessa sono tutte le misure che sono adottate per la confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Abbiamo poi trattato del tema del team intorno al magistrato per rendere la giustizia ancora più rapida e per aiutare i magistrati ad essere ancora più efficaci nell'ambito del loro lavoro. Infine ci siamo concentrati su un tema fondamentale, la lotta contro l'impunità dei crimini internazionali, in particolare i crimini che ancora oggi, tutti i giorni, vengono compiuti in Ucraina. Grazie. Ebbene,